La trattazione humeana della morale è affidata, oltre che all'opera principale, il Trattato sulla natura umana del 39-40, anche alla opera più divulgativa, Ricerca sui principi della morale. Allora, quando Hume espone le sue idee intorno alla morale, si capisce benissimo come la etichetta di scettico non gli si addica. Se noi diciamo Hume è uno scettico, siamo portati a credere che sia uno scettico anche nel campo della morale, quindi non creda in determinati valori. Non è così. Hume è convinto e lo esprime in tutta la sua opera che gli uomini siano dotati, tutti gli uomini, a prescindere dalla cultura a cui appartenga, a prescindere dalla formazione che hanno avuto, siano dotati, che tutti gli uomini siano dotati di senso morale. E i sentimenti fondamentali di questo senso morale sono la benevolenza, la simpatia, no? Quel senso, diciamo così, di compassione, disinteressato, che in un certo senso ci avvicina agli altri esseri umani, ai nostri simili, a prescindere da qualsiasi considerazione di carattere egoistico o di interesse personale. Quindi questo che noi chiameremo per semplicità, questo sentimento universale di benevolenza, che è completamente disinteressato, no? Che per esempio ci porta a commuoverci del dolore altrui, bene, questo sentimento morale sta alla base della, diciamo, della convivenza civile e dovrebbe, essere preso in considerazione da qualsiasi trattazione, che concerne appunto l'etica. Ora, questa posizione, cioè di far derivare la morale da un sentimento, che il senso morale non è altro che un sentimento, qualche cosa quasi di istintivo che è presente in tutti gli uomini, è una posizione che all'epoca di Hume era già stata sostenuta nell'ambito della filosofia inglese da altri pensatori. Ricordiamo lo Shaftesbury, e era una posizione che si trova in contrasto con coloro che invece fanno derivare i principi della morale dalla ragione, cioè da un ragionamento, logico, potremmo dire. Quindi abbiamo due posizioni. L'una, quella di coloro che sostengono che la morale venga dettata all'uomo dalla ragione, quindi se sia un fatto puramente razionale, e quelli che sostengono, come Hume, che invece la morale trova la sua origine, la sua scaturigine quasi, in un sentimento. La ragione viene dopo. Hume dice a chiare lettere che la ragione, diciamo così, è impotente. Se io mi comporto moralmente non lo faccio perché la ragione mi suggerisce che cosa è bene e che cosa è male, ma lo faccio perché sento dentro di me quasi un impulso ad agire moralmente, a non far male al prossimo, a comportarmi onestamente, a non rubare, a cercare di instaurare dei rapporti leali con le persone. Quindi questa è una posizione importante. La ragione per Hume è impotente a suggerirci quello che noi dobbiamo fare e quello che noi non dobbiamo fare. La ragione ci può, è importante perché ci può comunque indicare gli strumenti attraverso i quali io posso raggiungere un determinato obiettivo. Ma questo obiettivo
non è detto che sia un obiettivo morale, può essere anche un obiettivo immorale. La ragione può anche suggerire al ladro qual è la via migliore per svaligiare una banca. Certamente non diremo in questo caso che la ragione sia, diciamo così, morale, o che suggerisca, no, i principi della morale. La ragione quindi per Hume ha semplicemente un valore strumentale, è al servizio delle passioni, è al servizio dei sentimenti originari, negativi o positivi, che albergano nell'animo umano. E quindi, quale sarà il compito del filosofo, in questo caso del filosofo morale? E sarà proprio quello di far vedere con metodo sperimentale, quindi torniamo a quell'apprezzamento che Hume ha nei confronti del metodo sperimentale newtoniano e che vuole applicare anche alla scienza dell'uomo, quindi a quella che forse è la più importante scienza dell'uomo, cioè la scienza morale, la scienza che deve farmi comprendere quali sono i principi fondamentali del comportamento morale. E dunque che cosa deve fare il filosofo morale? Deve indicare attraverso questo metodo sperimentale quali sono le passioni, quali sono gli impulsi originari da cui o su cui è possibile fondare una scienza morale. E quindi mostrare a tutti gli uomini, no, in questo caso, che la morale appunto non è una faccenda che riguarda in primis la ragione umana, ma che dobbiamo scendere nel fondo di noi stessi e andare a vedere quali sono quei sentimenti, quelle passioni, quegli impulsi, diciamo così, che tendono ad avvicinarci, no, agli altri uomini e non invece a danneggiarli. Tra questi impulsi ricordiamo la benevolenza. Ecco, qui diciamo così si potrebbe. E alcuni ironizzavano un pochino con questo ottimismo di Hume, al punto tale che il filosofo meritò l'appellativo, no, di santo, no? Quindi lo chiamavano santo Hume, no? O il buon Hume nella cerchia di amici che appunto lo apprezzavano anche questa sua dote morale di grande umanità, di grande disponibilità nei confronti del prossimo. Ma certamente Hume non si limitava, no, a esprimere, come dire, una sua caratteristica personale, ma cercava di motivare questa tesi della benevolenza universale disinteressata, questo sentimento che alberga in ciascuno di noi, attraverso la osservazione della vita degli uomini comuni. Per esempio, noi non potremmo assolutamente, no, immaginare una società civile se gli uomini che la compongono non si comportassero, almeno in una certa misura, non si comportassero lealmente gli uni con gli altri. Facciamo l'esempio del mercante, no, che deve vendere la propria merce. È ovvio che deve esserci un rapporto di fiducia tra il mercante e l'acquirente, un rapporto di lealtà affinché poi la stessa vita sociale, con tutte le sue varie attività, possa svolgersi nel miglior modo possibile. E ecco allora che la morale viene strettamente legata da Hume all'utilità sociale. Quindi la morale non è un fatto individuale, no? Come per esempio nella morale cristiana, in cui io me la devo vedere con Dio, devo rispettare i suoi comandamenti per poter poi guadagnarmi il paradiso, no? E tutto quello che succede nella società può anche in un certo senso non riguardarmi. L'importante è che io faccia quello che Dio mi comanda di fare. No, in questo caso il concetto di utilità sociale delle mie azioni è fondamentale e si accosta a quello della benevolenza, cioè l'azione morale è tale in quanto, diciamo così, all'approvazione dell'intera società. L'azione immorale è
tale in quanto viene disapprovata dall'intera società. Nessuno si sognerebbe apertamente di approvare, no? Un atto sleale di prepotenza fatto nei confronti di un'innocenza. Beh, questo sono atti generalmente disapprovati. Che poi lo si faccia sinceramente o in maniera ipocrita, questa è un'altra faccenda. Però fatto sta che il fatto che tutti noi riconosciamo il male in alcune azioni e il bene in altre azioni, ci troviamo tutti d'accordo in questo, testimonia questo originario senso morale che è in ciascun uomo e soprattutto testimonia del fatto che la morale è strettamente collegata all'utilità sociale. Non è possibile, quindi, pensare a una società che funzioni bene, che sia in sé prospera, armoniosa e che in un certo senso vada a compiere tutti quei doveri che una società deve compiere per far star bene gli associati. Non è possibile quindi pensare a questo tipo di società se non si parte dalla considerazione della benevolenza e quindi dell'utilità sociale. Che Hume allora diventa, diciamo così, uno dei primi esponenti dell'utilitarismo, cioè questa corrente di pensiero, ancora una volta, che si è sviluppata in terra anglosassone, in base alla quale, ecco, la società deve garantire la felicità del maggior numero di persone. Quindi, di nuovo, riepilogando questo che abbiamo detto, Hume crede che la morale si fondi su un sentimento di benevolenza nei confronti dell'umanità, sentimento che è disinteressato. La prova di ciò l'abbiamo nel fatto che generalmente noi approviamo le buone azioni e disapproviamo le azioni malvagie. E soprattutto l'altro elemento importante è che la moralità la morale non può essere separata dall'utilità sociale. L'utilità sociale è in un certo senso la misura della moralità di un determinato popolo. Quanto maggiore è l'utilità sociale che questa società riesce a promuovere, quanti più cittadini, potremmo dire, sono felici, si ritengono felici all'interno di questa società, tanto più possiamo dire che quella società è una società che ha sviluppato, come dire, le caratteristiche positive, morali che sono in ognuno di noi. Naturalmente, insieme al senso morale ci sono anche tanti altri istinti, tante altre pulsioni che ci portano a danneggiare gli altri, no? Pensiamo soltanto all'invidia, all'avidità, all'egoismo, e così via. E qui ecco che Hume gioca un ruolo fondamentale l'educazione, come per tanti altri filosofi che trattano di questi argomenti. È ovvio che se c'è in me un istinto come benevolo, no? Un istinto positivo, come Hume non dubita che ci sia in tutti gli uomini, il compito degli educatori, il compito quindi di una società ben fondata è quello di sviluppare questi istinti, questi sentimenti positivi in modo tale che l'individuo crescendo sia sempre più portato a fare il bene della collettività o ad anteporlo ai propri interessi personali. Ma questa educazione, quindi a coltivare il senso morale che è in ognuno di noi, poi si rifletterà positivamente sull'intera società. Proprio perché la morale, ricordiamo, non è mai disgiunta dall'utilità sociale.
quanto maggiore, potremmo dire, semplificando proprio all'estremo, quanto maggiore è il senso morale, no? Che si riesce a sviluppare nei membri di una società, tanto maggiore sarà il benessere dell'intera società e quindi anche del singolo che si comporta moralmente.